Ciao a tutti amici di Multiplayer.it e benvenuti nel 2018 e ad un nuovo episodio di Non è roba da donne. Oggi bilancio 2017, aspettative 2018. Però prima, sigla! Come da tradizione, il primo episodio di Non è roba da donne dell'anno, ormai dovreste saperlo, vede un recap dell'anno appena passato e le aspettative per quello appena iniziato. Però non credo di riuscire a mettere nello stesso episodio tutto, sia il 2017 che il 2018. Quindi le aspettative per il 2018 le vedrete nel video risposta assieme ai vostri commenti più interessanti lasciati sotto questo video. Mentre oggi mi occuperò esclusivamente del 2017. Inoltre, importantissimo, tra due episodi, quindi non quello che deve venire subito dopo questo, ma il prossimo ancora, Non è roba da donne spegnerà le candeline dei 100 episodi e vorrei decidere con voi come festeggiare questa occasione. Volete un episodio speciale nel quale vi mostro il dietro le quinte, come creo ad esempio un episodio di Non è roba da donne? Oppure volete andare indietro nel passato e vedere quali sono stati gli episodi più commentati, più caldi, più accesi, magari andando a ripescare proprio quegli argomenti, quelle tematiche, quei videogiochi su cui nel corso degli anni ho cambiato opinione. Quindi tiriamo le somme, com'è stato questo 2017? L'abbiamo detto praticamente in tutti i modi, amici miei, ormai l'hanno imparato anche i muri. Il 2017 è stato un anno estremamente denso di uscite, di esclusive, di giochi. Un bravo videogiocatore si accorge dell'andamento di un anno videoludico in base alla propria pila del limbo, ovvero quella lista di giochi messi da parte, segnati da giocare, che nel corso del tempo ci lasciamo un po' per strada. Io ad esempio la mia lista ho smesso di aggiornarla a luglio 2017 perché erano veramente troppi i giochi che stavo giocando contemporaneamente e quelli che mi stavo lasciando per strada. Il 2017 è stato quindi generosissimo con noi videogiocatori, ma non possiamo dire che è stato un anno particolarmente sereno, perché sono state tante le controversie e le discussioni che abbiamo visto nel corso dell'anno. L'argomento però che ci ha fatto più discutere, anzi che ci ha fatto più incazzare in assoluto, sono state probabilmente le microtransazioni, quelle di Forza Motorsport, quelle dell'ombra della guerra, ma chi è caduto sotto la scure del pubblico è stato Battlefront 2. Il 2017 è stato anche l'anno degli sport alle Olimpiadi, argomento però su cui non mi soffermerei più di tanto, visto che uno dei primissimi episodi di Non è roba da donne, se vi ricordate, l'avevo proprio dedicato agli sport. Cioè, pensate la vostra Giordana 3 anni fa come era avanti già, come precorrevo i tempi, eh? Decisamente degno di nota ed estremamente interessante è stato anche il caso dell'anno, attenzione, non il miglior gioco dell'anno, ovvero PlayerUnknown Battleground. Un caso che ha dimostrato all'industria videoludica come un gioco con meccaniche perfettamente solide, di facile apprendimento e col giusto grado di competizione possono dar vita a un titolo così interessante da diventare il trendsetter di un intero anno. Il 2017 però è stato un anno anche, chiamiamolo, hardware, visto che a marzo è arrivata Switch e che a ottobre, novembre, settembre, non mi ricordo più, insomma in autunno è arrivata Xbox One X. Cioè, il bello è che l'hai anche comprata, Giordana, tipo l'hai comprata ma non ti ricordi quando l'hai comprata, probabilmente perché non la usi, forse è quello la chiave di tutto. Anche qui però mi riservo il bilancio hardware, visto che è strettamente collegato alle non proprio floride aspettative 2018. Sto mettendo un sacco di carne al fuoco ma non sto ancora trattando niente. Quindi, signori, parliamo di giochi. Come dicevo, è stato un anno molto denso e in linea generale, fatta qualche eccezione che vedrete alla fine del video tra i flop del 2017, tutto quello che ho giocato mi ha lasciato ampiamente deliziata e soddisfatta. L'estate è stato forse il momento più felice perché ho visto tornare due mascotte della mia infanzia in forma più che mai, e sto parlando ovviamente di Crash e Sonic. I giochi di certo non sono però finiti qui, perché prima, dopo e durante l'estate abbiamo visto tanti altri titoli di piccole, medie e grandi dimensioni. Nel 2017 si è conclusa ufficialmente la trilogia di Dark Souls
con The Ringed City. Sempre rimanendo in tema di bestemmie, siamo riusciti finalmente a giocare a Cuphead. Sono rimasta deliziata dai piccoli Gnog e The Sexy Brutal, entrambi bellissimi per le loro colonne sonore. Poi c'è stata quella magnifica perla che è Hellblade, il commovente What Remains of Edith Finch. Poi mi sono divertita da morire in autunno a massacrare un sacco di nazisti in Wolfenstein 2. È bello, è frenetico, è aggressivo, politicamente scorretto, adoro. E poi ovviamente sì, c'è stato lui, Super Mario Odyssey, che però, e qui c'è un po' un plot twist, ho apprezzato molto, ma continuo a ritenere leggermente inferiore rispetto a Mario Galaxy. Non lo so, tra tutti i Mario, chiamiamoli moderni, dell'ultimo periodo, Galaxy continua a sentirlo, un pelino, un gradino sopra Odyssey. Quindi capi? È inutile che fai il carino, l'affettuoso, il gentile, tanto non sarai mai bello come uno sfavillotto. Stacce. Però per il 2017 ho anche grandi rimpianti, bellissimi giochi che ho iniziato, che ho provato e che poi non ho avuto tempo di portare avanti e finire, perché ero troppo impegnata a giocare a quello che ovviamente si è rivelato il gioco dell'anno 2017. Ovvero The Legend of Zelda Breath of the Wild. E non dite che non ve l'avevo detto in anticipo. Ciò che mi è piaciuto di più di Breath of the Wild, e credo che con quello che sto per dire farà incazzare un sacco di gente, è che il gioco è perfetto e funziona incredibilmente a prescindere dal franchise al quale appartiene. Nel senso, se il gioco fosse stato solo Breath of the Wild e non The Legend of Zelda Breath of the Wild, se il protagonista non fosse stato Link, se la principessa non fosse stata Zelda, se non ci fosse stato nessun richiamo al franchise e avessimo avuto di fronte una IP completamente nuova, per me Breath of the Wild sarebbe stato comunque il gioco dell'anno. C'è però un altro titolo che io attendevo a marzo, che aspettavo e nel quale, e ho fatto male, ci speravo. Sto parlando di Mass Effect Andromeda, che però, stranamente, non è il mio flop 2017. Sia ben chiaro, quel gioco mi ha fatto incazzare, ma mi ha fatto incazzare veramente tanto. E poi dopo mille arrabbiature, sfuriate, questo non è un vero Mass Effect, è sopraggiunto l'unico vero sentimento che un fan di Mass Effect può provare nei confronti di Andromeda, ovvero la compassione. Ciò che me l'ha fatto poi parzialmente riconsiderare è stato l'atteggiamento che BioWare e Electronic Arts hanno avuto nei confronti del gioco, quindi dopo il flop clamoroso, senza tergiversare troppo, con poche parole, hanno chiuso la produzione a qualsiasi contenuto aggiuntivo al gioco o possibili ed eventuali sequel. E per me questa è una sorta di scusa nei confronti dei giocatori. Non è successo niente, facciamo finta di nulla, dimentichiamoci questa cosa e guardiamo avanti verso il futuro. Diverso, invece, è quando si produce un gioco, anche carino, convinti di aver fatto la più grande figata del secolo. Vero Monolith? Prima che a qualcuno di voi venga un infarto, no, non sto parlando di Monolith Soft, Xenoblade non c'entra niente, ma sto parlando di Monolith Production, perché il mio personale flop 2017 è La Terra di Mezzo, L'Ombra della Guerra. Il gioco, bisogna dirlo, non è male, il sistema Nemesis continua a funzionare molto bene nonostante la, diciamo, mancanza di novità, e il combat system è molto piacevole, a parte quando cercate di far saltare Talion, ma lui invece rotola. Ecco, quella roba è un po' fastidiosa. Per quale motivo quindi L'Ombra della Guerra è diventato il mio flop 2017? Ah ah, direte voi, le microtransazioni? E invece no, perché non è il problema più grande di questo videogioco. No, il problema più grande, e non c'è un modo più elegante per dirlo, signori, mi spiace, è il completo puttanaio narrativo che è stato fatto del gioco. Perché Shelob non è una bella figa con le cosce lunghe, Elm e Isildur non sono mai diventati dei Nazgûl, e non mi pare che Sailor Mercury abbia perso un anello nella Terra di Mezzo. È incredibile il pasticcio narrativo che sono riusciti a fare con questo adattamento. Un adattamento che trovo non solo irrispettoso, ma anche un po' arrogante nei confronti dell'opera originale in sé. Perché, ebbene sì, signori, scopro un altro lato odioso della mia personalità, io sono una di quelle persone che, però è meglio il libro. Mi stupiscono veramente tutte le persone che hanno il coraggio di dire, ma perché sì, si sente lo spirito del Signore degli Anelli.
Boh, se lo dici tu, però ciò che è stato fatto da Monolith Production e soprattutto da Warner, perché qui i criminali sono loro che detengono i diritti del franchise cinematografico, per me è inaccettabile, è un insulto alla storia della letteratura e piazza L'ombra della guerra come flop definitivo 2017. E voi cosa ne pensate, amici miei? Pensate che sia stata troppo cattiva? Fatemelo sapere in un commento qua sotto il video, oppure scrivete una mail all'indirizzo redazione@multiplayer.it. Non dimenticatevi i nostri social, quindi seguite la pagina Facebook di multiplayer.it, l'account Twitter e non dimenticatevi di mettere un cuoricino sul nostro canale Twitch per non perdervi nessuna delle nostre dirette. Se volete seguirmi personalmente potete trovare tutti i miei contatti sul blog whitenello.com. Quindi per adesso è tutto, amici miei, noi ci rivediamo con un nuovo episodio settimana prossima. Mi raccomando, non dimenticatevi di farmi sapere in un commento qua sotto il video come vi piacerebbe festeggiare il compleanno di Non è roba da donne. Per adesso è tutto, io vi mando un bacio. E a presto, ciao!